Questa mattina in Piazza della Resistenza Adiconsum illustra lo sportello del consumatore. Di che cosa si tratta? Beh, un presidio di legalità intanto, vogliamo stare vicino alla gente in un momento dove le persone sono sempre più sfiduciate, quindi noi come associazione dei consumatori, ente del terzo settore, vogliamo dare la nostra competenza, la nostra preparazione alle esigenze della popolazione. Ovviamente i soggetti più fragili sono quelli che si rivolgono molte volte presso i nostri sportelli, che è attivo dal lunedì, giovedì e venerdì presso la sede della CISL qui a Crotone. È importante comunque formare i consumatori per far sì che i cittadini siano anche più preparati, più consapevoli. Noi partiamo da un aspetto fondamentale, che è quello di informare e formare il consumatore, perché inevitabilmente il 90% delle volte l'associazione Adiconsum interviene dopo. Quindi noi stiamo facendo una campagna proprio di sensibilizzazione per rendere il cittadino, il consumatore più edotto e quindi più consapevole nel comportamento quotidiano, in maniera che sia sempre più responsabile e anche solidale.